Eccoci, buonasera a tutti. Eccoci, buonasera. Grazie a Giulia per essere qui con noi questa sera. Grazie a te dell'invito. Aspettiamo giusto una conferma tecnica. Dopodiché iniziamo con questa chiacchierata sul lavoro di Giulia, sul bel lavoro di Giulia, anzi sul lavoro in generale, nel senso che vedremo tanti suoi lavori questa sera e ragioneremo su quelle che sono le motivazioni che l'hanno spinta a fare quei lavori, anche le modalità in cui lei si è mossa, le modalità operative che lei ha sposato in qualche modo. Ok. Allora, intanto appunto ringrazio Giulia di nuovo per essere qui questa sera, per aver accettato il mio invito. E, io ho conosciuto Giulia durante un. Ecco, intanto ogni tanto do un'occhiata di là perché iniziano ad arrivare i primi saluti, quindi evidentemente è tutto ok, siamo online. Bene. Ho conosciuto Giulia in occasione di una mostra. Presso la Galleria Materia a Roma, e il lavoro che era in mostra quella sera, che era un fotolibro, un splendido Multiforms, lo vedremo tra poco. E, quello che mi ha colpito del lavoro di Giulia fin da subito è stato il suo approccio alla fotografia, molto particolare, perché era un approccio in realtà multidisciplinare, che non ragionava soltanto sul mezzo fotografico, ma che era sempre una sorta di interazione fra la letteratura, la fotografia per l'appunto, e poi c'erano sempre di mezzo anche tanti tanti altri materiali e sensazioni e quant'altro. Quindi ecco, vorrei che ci raccontassi anche un po' tu in maniera più, come dire, con maggiore coscienza anche chiaramente, quello che è un po' il tuo lavoro di artista e anche appunto da dove deriva questa passione per la letteratura e questo modo di approcciarsi appunto alla fotografia che non è così solito, ecco, potremmo dire. Allora, io innanzitutto ti rinnovo i miei ringraziamenti, mi fa molto piacere poter chiacchierare assieme a te, assieme alle persone che avranno voglia di ascoltarci questa sera e di condividere quello che è il mio percorso, che in realtà, come nel titolo, io ho definito sovversivo perché cambia in continuazione. Non c'è una vera e propria metodologia che ritorna nel mio lavoro, a parte per quanto riguarda la necessità di approfondimento e di studio. Questo è quello che accompagna, diciamo, proprio la partenza e la crescita di ogni mio lavoro. Però mi piace definire proprio il mio approccio sovversivo per questo motivo, perché tenta di scardinare un po' quelli che sono gli ordini precostituiti legati a tutto quello che è il visivo e quindi legati alla fotografia, ma non solo. Io sicuramente nasco con una predilizione per l'immagine e sia a livello di produzione, ma anche a livello di approfondimento e di studio, ma il mio lavoro negli anni si è veramente diciamo modificato ed ha raggiunto quelle che sono più delle speculazioni linguistiche, se vogliamo. Quindi quello che mi interessa è la comunicazione, che sia fatta attraverso le immagini o attraverso le parole. Probabilmente il mio background universitario, i miei studi sono stati fondamentali per questa modalità di lavoro, perché io non ho studiato fotografia, né tantomeno non ho studiato all'Accademia, insomma, io ho studiato lettere antiche con indirizzo in archeologia, quindi direi che il percorso di studi è piuttosto lontano quantomeno può sembrare lontano da quello che è il mondo della fotografia contemporanea. In realtà a me è stato utilissimo e se dovessi tornare indietro rifarei assolutamente il medesimo percorso perché mi ha dato proprio una sorta di imprinting al lavoro, quindi tutto quello che è assolutamente
legato allo studio delle lingue antiche e quindi la ricerca, l'approfondimento, l'andare a cercare proprio il cavillo, no? Che ti fa capire come il significato di una parola possa cambiare a seconda di che parola si trova prima o dopo, e quindi anche proprio la costruzione stessa verbale l'ho poi riportata in quello che è il mio percorso di lavoro d'artista, insomma, ecco. Sì, in effetti c'è un po' di anche dell'approccio di un archeologo, ora non vorrei, però insomma nel tuo lavoro c'è, appunto, c'è tutta questa ricerca che fai preventivamente, è come se ogni lavoro fosse una, è di fatto, penso così, una nuova ricerca, che però viene fatta con molta, molta passione, attenzione, molto approfondimento, no? Assolutamente, il lavoro non nasce con un intento di produzione, ma nasce con un intento di studio e di proprio di approfondimento su quello che è il percorso. Io non parto con l'idea di realizzare un lavoro, parto con la necessità di studiare, di approfondire un argomento che per qualche motivo mi interessa, per qualche motivo è vicino a quelle che sono le mie esigenze del momento. Lo studio fino ad arrivare ad una metabolizzazione che mi consente poi di produrre un lavoro, quindi è un'appropriazione che per gradi arriva poi effettivamente ad un lavoro. Non sempre accade in realtà, Alessandro, perché ci sono dei progetti che sono rimasti solo in fase di studio e sono altrettanto importanti per me perché hanno arricchito quello che è, diciamo, una sorta di pavimentazione, no? Dove poi in realtà io costruisco eventualmente nuovi progetti e nuovi lavori. Certo. Ma proprio l'altra volta parlavamo di un discorso, c'era con noi Marina Caneve, e chiacchieravamo sulle modalità creative che stanno alla base del lavoro del fotografo in generale, ma dell'artista, eccetera. E ragionavamo su come poi ci siano tante modalità creative, tante maniere, cioè su come ognuno trovi un modo diverso per farsi ispirare. E arrivare poi a un risultato. Quindi poi è molto interessante questo aspetto, no? Che abbiamo citato l'altra volta Alex Webb, per esempio, che è uno street photographer, che però legge dei romanzi scritti e ambientati nel luogo in cui lui sta fotografando, piuttosto che Filippo Romano, che è un caro amico, che mi manda lui le notizie, per esempio, legate al sud, no? Le testate giornalistiche del sud, in particolare la Calabria, lui le conosce meglio di me, perché una delle cose che fa è leggere la Gazzetta del Sud, leggere Stretto Web, leggere, cioè, tutte le fonti di informazione. Quindi lui, dico questo perché chiaramente ha fatto tanti lavori a sud, in particolare un lavoro molto bello sulla Statale 106. Quindi è interessante come poi ognuno trovi, appunto, strade differenti, però per arrivare a risultati che sono sempre molto molto interessanti, ecco. E, per esempio, questo lavoro che stiamo Sì. sfogliando. Lemma 36. Questo in Esatto. realtà non è un vero e proprio lavoro perché è il processo che mi ha portato effettivamente alla presa di coscienza di quello che io volevo fare. È un lavoro dedicato a Leonardo da Vinci ed è un lavoro pensato partendo dai suoi codici. 36 è il numero di codici di Leonardo che ha molto probabilmente sono giunti fino a noi, potrebbero anche essere molti di più in realtà, però questi sono quelli conosciuti. E quello che io ho fatto è stato semplicemente uno studio di decostruzione e costruzione partendo dalle parole all'interno dei codici. Quindi tutto quello che ho fatto è stato estrapolare delle parole chiave dai vari 36 codici e ricostruire una sorta di messaggio che ho immaginato essere nascosto all'interno di questi codici. E questo mi è servito perché la presa di coscienza data anche dall'organizzazione quasi sotto forma di lista, no? Delle immagini che tu vedi, mi ha permesso di arrivare alla decisione in merito al lavoro. E quindi il lavoro non è un lavoro fotografico, ma in realtà è un lavoro scultoreo,
diventa formale grazie a dei cubi di marmo sui quali sono incise dei numeri. Ad ogni numero corrisponde una parola e l'elenco, la lista di numeri che io faccio consente di poter leggere un messaggio. E la cosa che mi interessava era capire quanto in realtà tutto il nostro approcciarci con dei testi o con quanto comunque non ci appartiene possa in qualche modo essere gestito a seconda di quello che è la nostra necessità del momento. Dico questo perché logicamente i cubi hanno 6 facce e quello che mi piaceva un po' era pensare che fosse possibile un ulteriore elenco, quindi non per forza quello che io ho deciso essere il mio elenco e il mio messaggio, ma avere la possibilità di giocare quasi con questi dadi e farsi dettare l'elenco dai vari numeri che compaiono sulle facciate. Di conseguenza, questo può cambiare, non dico all'infinito, ma quasi, ecco. È un po', diciamo, un approccio quasi alla Boetti, se vogliamo, no? Quindi è una cosa legata anche alla possibilità di mettere in discussione in continuazione quello che stiamo facendo, con la possibilità di cambiarlo a seconda anche della casualità, se vogliamo, che è un altro tema a me molto, molto caro da un punto di vista della ricerca. Io sono molto legata all'inciampo durante il percorso di studio, no? Perché comunque approfondendo un argomento capita di inciampare in qualcosa di imprevisto e proprio quell'imprevisto è quello che a volte detta poi le regole di tutto quello che accade dopo. E quindi c'è una frase fantastica di Pasteur che ricordo spessissimo anche nelle mie lezioni con i ragazzi, che appunto dai suoi pensieri, che è il caso sceglie sempre colui che si è preparato, e credo che sia una cosa veramente perfetta per quanto riguarda anche la fotografia, no? Saper riconoscere un'immagine non è casuale, vuol dire che noi eravamo pronti in qualche modo a recepire quello che casualmente, diciamo così, ci troviamo davanti agli occhi. Ok, molto molto bello. Ma tu attualmente stai insegnando in maniera costante come la tua attività No, didattica? dunque, non in maniera costante, nel senso che non ho una cattedra, insomma, ecco, non ho degli insegnamenti costanti, però mi capita spesso di realizzare delle masterclass o quanto dei corsi intensivi. Ho lavorato con l'ISIA di Urbino, ho fatto, insomma, vari percorsi legati all'insegnamento con ragazzi dell'Accademia, e quindi sì, mi capita di inserirlo all'interno del percorso di lavoro. Più, diciamo, definiamolo creativo, quindi non è un vero e proprio impiego, però comunque la didattica e l'insegnamento mi accompagnano nei miei momenti, diciamo, anche più liberi, se vogliamo, perché comunque che se ne dica, insomma, anche il lavoro artistico sono tante ore di lavoro al giorno, ecco, questo sicuramente. Sì, peraltro appunto noi ci eravamo anche proposti di farti venire a Reggio Calabria per insegnare, speriamo insomma di riuscire Sì, avevamo anche imbastito, a... secondo me, una cosa molto interessante, no? Legata anche alla percezione visiva, che era una cosa che mi interessa molto, quindi non si Sì. sa mai, No, dai. magari mettiamo in movimento tutto con questa occasione. Ma sì. Io intanto invito chi è collegato con noi a fare domande, qualcuno ha già iniziato e poi gireremo appunto le domande a Giulia. Non ho ben capito, ce n'è una che preferisco magari farti adesso, Giulia, giusto perché se no poi non, abbiamo difficoltà magari a ricollegarlo al... Maria Teresa ci chiede informazioni in merito a una graffetta. Ah, forse si riferisce alla manina che Sì. tiene. Sì, fa parte della mia collezione di manine. Sì, ne ho diverse. Sì, sarà degli anni, ma non so, della fine dell'Ottocento, credo, quella nello specifico, se non ricordo male. Sì, ne ho anche di più recenti, però ho una passione per queste clip. Sì, è una delle mie passioni. Perfetto. È bello perché poi vengono fuori appunto temi che
è normale, no? Anche perché noi contaminiamo il lavoro di tutto quello, almeno io contamino il mio lavoro di tutto quello che è familiare, quindi mi piace riuscire, quando riesco, inserire all'interno sia dei libri, ma anche dei lavori, degli oggetti che comunque appartengono alla mia quotidianità, e quindi anche queste manine, diciamo, fanno parte della mia vita quotidiana, perché le ho sempre davanti agli occhi, per cui. A proposito di oggetti materiali del quotidiano, comunque, che ti sono cari, ecco. Questo è Multiform, il lavoro appunto Con il quale ci siamo conosciuti. con il quale siamo conosciuti, è un lavoro che è composto da tanti elementi differenti, c'è della lana, c'è della sabbia, ci sono delle stampe fotografiche, c'è una Moleskine con dentro delle stampe e degli appunti, autografi, insomma, dei tuoi appunti, perché se non ricordo male, fai spesso questo gioco, diciamo, nel senso che ogni volta che ti approccia un nuovo lavoro hai un tuo taccuino per degli appunti e Sì. sopra ti colli delle cose, eccetera. Poi questa tua maniera di prendere appunti è diventata un lavoro, in questo caso un libro, no? Sì, assolutamente. È una cosa che ho sempre fatto anche ai tempi dell'università, quando insomma in realtà ho sempre avuto un occhio buttato, e buttato non è la parola giusta perché era buttato con un'intenzione ben chiara verso il mondo dell'arte contemporanea, benché studiassi insomma greco, etrusco, ecco. E l'ho sempre fatto, e lo facevo inserendo quello che era l'extra accademico, no? Quindi se mi capitava di andare a vedere delle cose che non c'entravano nulla o che comunque erano legate in maniera differente al percorso di studi, avevo questi Moleskine dove mi appuntavo cose, inserivo oggetti, inserivo carte, fotografie, immagini, ed è, diciamo, un percorso che mi continua ad accompagnare, perché ne ho diversi e alcuni sono, diciamo, strutturati in maniera proprio legata ad un lavoro, altri invece sono veramente dei compendi dove io inserisco vari materiali. In questo caso il lavoro. Il Moleskine, la Moleskine originale, della quale tu dovresti tra l'altro avere un'immagine, è nata proprio con l'esigenza di approfondire l'argomento. Ecco, questo è il Moleskine originale, che è stato riprodotto in maniera anastatica, quindi assolutamente fedele a quello che è riportato nell'originale, nell'edizione che è stata realizzata assieme a Danilo Montanari, che l'editore con il quale io lavoro da tantissimi anni, che ha editato tutti i miei libri, a parte i vari self-publishing, dei quali insomma ce n'è un numero abbastanza importante. Ecco, come quindi ti dicevo, in questo caso la Moleskine è stata proprio la compagna di viaggio, perché il lavoro è partito con uno studio sull'espressionismo astratto americano. Quindi nella prima parte della Moleskine in realtà viene approfondito proprio quel periodo artistico vissuto appunto in America. E piano piano poi però io mi concentro su un unico artista, che è Mark Rothko, al quale poi il lavoro è in realtà interamente dedicato. E nella Moleskine sono appunto riportate fedelmente tutte le citazioni che mi sono state fondamentali per arrivare alla consapevolezza di voler tentare un dialogo con questi dipinti. Non sono solo testi legati a Rothko, ma sono anche testi che con Rothko non c'entrano nulla, ma che c'entravano con quella che era la mia ricerca. Perché partendo da questi quadri che tu vedi appunto affiancati a delle fotografie, che poi sono appunto mie, io ho iniziato uno studio su quello che è l'approccio visivo che noi abbiamo con queste tele immense. Il lavoro si intitola Multiforms perché i 19 quadri che vengono riportati portano tutti il medesimo titolo, che è appunto Multiforms. E quello che mi ha spinto a tentare un dialogo con questo gigante dell'arte contemporanea, moderna, contemporanea, è stata proprio la capacità di focalizzare lo sguardo e di concentrazione dello sguardo che queste tele hanno. Insomma, ho avuto la fortuna di vederle dal vivo più volte e sono veramente incredibili per come l'occhio venga catturato. E quello che più mi ha
stupita è stata la ricerca quasi di andare oltre quei confini che vengono delimitati dalle varie bande di colore che sono quelle che poi costituiscono il quadro stesso. E quindi nelle mie fotografie, che sono dedicate a due luoghi importanti, uno è un lanificio in provincia di Treviso, mentre invece le altre immagini sono state scattate in delle cave di estrazione. E sono state realizzate, come vi dicevo, concentrandomi su come l'occhio si spinga oltre quel piccolo limite che è posto nella parte alta dell'immagine. E quindi questo cercare di andare oltre l'immagine, di scavalcare un materiale per capire che cosa c'è al di là. E l'interesse per questo concetto arriva in realtà da Rothko stesso, no? Rothko era un ebreo polacco e come tutti gli ebrei, agli ebrei era vietato rappresentare da un punto di vista, è vietato rappresentare da un punto di vista figurativo quello che è la divinità. E quindi io trovo questi quadri di un misticismo incredibile, benché di divino non ci sia nulla da un punto di vista figurativo, e quindi questo è stato un po' anche il mio cercare un qualcosa che va oltre, un qualcosa che non è presente nell'immagine. Molto, molto potente. Poi il lavoro, insomma, è stato pensato proprio anche in relazione a quella che è, come ti dicevo, la Moleskine originale. Vedi, la Moleskine è conservata in quella scatolina di latta e quindi assieme all'editore abbiamo cercato una scatola di latta riempita dei materiali fotografati, che sono appunto lana e sabbia, detriti, e abbiamo inserito la copia anastatica del Moleskine e ci sono 19 cartoline, chiamiamole così, che sono le mie 19 fotografie. Quindi in realtà c'è assolutamente tutto il lavoro. Perfetto, 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 vero. Molto, molto bello. Sì, poi è un'esperienza molto bella. Prendi questo cofanetto, scopri piano piano quello che c'è, poi vengono fuori le stampe, poi scopri la lana, insomma, poi. E quindi la lana, chiaramente, per esempio, la scelta dei materiali, perché io ricordo chiaramente la lana, ma ho anche letto che c'è anche sabbia, Sì, questo. sono legati alla mia famiglia perché il lavoro è dedicato ai miei nonni, al padre di mio padre e al padre di mia madre, che lavoravano uno in una cava di estrazione e quindi di qui le sabbie, mentre invece l'altro ha sempre lavorato nel tessile e quindi il tessuto, tutto quello che è legato alla fibra dei tessuti era assolutamente legato a lui e legato a dei ricordi che io ho di questi dei miei nonni, insomma, ecco. E quindi quello è il motivo per il quale ho scelto di fotografare della lana e della sabbia. Ok, vediamo cosa ci chiede Maria Teresa questa volta. Accanto a un lavoro di ricerca in senso umanistico, avvicini, Giulia, tu una ricerca di immagini e poi può essere definito libro fotografico? Allora, questo nello specifico è difficile definirlo libro fotografico. Multiforms rientra in quelle che sono, diciamo, le caratteristiche del libro d'artista, che va leggermente al di là solo ed esclusivamente delle immagini. C'è proprio una contaminazione con i materiali che era fondamentale in questo caso, perché riuscire a dare quella tattilità proprio anche formale per me era molto importante e quindi oltre ad esserci delle immagini dovevano obbligatoriamente esserci i materiali fotografati e altrettanto assolutamente tutto il materiale di studio, quindi i testi sui quali mi sono formata per realizzare il lavoro. Allora, vediamo un altro lavoro. Eccolo qui. Ok. Questa è Percezione ridotta all'osso ed è in questo caso un lavoro che ha a che fare con l'immagine, ma in maniera completamente differente rispetto a Multiforms. Percezione ridotta all'osso è un leporello realizzato utilizzando delle lastre radiografiche, di cui il titolo Percezione ridotta all'osso, perché appunto si possono intravedere delle ossa, ed è un lavoro che in realtà si spinge oltre a quella che è la percezione per riflettere su quella che è la nostra concezione di paesaggio, perché io poi curo
cucio direttamente dei paesaggi su queste lastre. Le linee bianche che voi vedete sono dei fili che vengono cuciti su queste lastre. E quello che a me interessa è proprio la continuità, no? Il fatto che queste linee non siano mai chiuse. Si parte da un punto, ma non c'è una soluzione, rimangono aperte. Ed è un po' quello che io credo sia il paesaggio, no? Tutto quello che noi siamo in grado di osservare cambia in continuazione e noi non possiamo in alcun modo bloccare questo avanzamento, no? C'è un saggio bellissimo di Gilles Clément, che si intitola appunto Il terzo paesaggio, che riflette proprio su questo, su come il paesaggio si riappropri dei suoi spazi e cambi in continuazione. E questo è proprio una riflessione su questa, su questa, su quest'idea di paesaggio. È un lavoro realizzato in 9 esemplari, erano uno diverso dall'altro, quindi le cuciture cambiavano a seconda, insomma, del leporello. Ed è un lavoro che porta con sé un valore aggiunto incredibile per me, perché questo libro ha una piccola introduzione dei versi di Giulio Paolini, che è un artista che io stimo tantissimo e che è parte integrante di tutti i miei studi e dei miei approfondimenti. E ha scritto, insomma, queste poche righe dedicate al lavoro. Molto bello, molto bello. Allora, andiamo ancora avanti, vediamo un attimo un altro lavoro. Quindi, ecco, c'è una frase che mi ha colpito fra così i testi che ho letto, e, che è una frase in realtà tratta da le città invisibili, se non ricordo male, di Italo Calvino. Ed è: l'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano cose. Esatto. E in qualche modo chi ha scritto, insomma, questa presentazione del tuo lavoro e della tua biografia riferiva, cioè collegava a te questa frase. Sì, a parte il fatto, insomma, il fatto che io sia strettamente legata alla letteratura di Calvino, insomma, è un autore che mi accompagna, un po' come la fotografia di il ritratto di Pasolini che ho alle spalle, che mi accompagnano da sempre e mi segue, insomma, anche nei vari spostamenti fisici, ecco. Ed è una frase emblematica per me, perché effettivamente è la mia modalità di lavoro è quella, ossia il concentrarmi sul significato di quello che vedo, non solo sulle cose che vedo, no? Quindi l'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano cose, ed è, secondo me, effettivamente quello che ti consente la giusta percezione, no? Il giusto approccio visivo va oltre a quello che è semplicemente retineo, ma ti spinge a cercare un contenuto, ti spinge a cercare un significato, o quantomeno questo è quello che a me accade. Le cose che non mi stimolano, che non mi creano delle frizioni a livello intellettuale, mi interessano poco. Ho bisogno che quello che i miei occhi incontrano in qualche modo mi venga restituito con tanti punti interrogativi, e da questi punti interrogativi nasce il mio percorso di studio, di approfondimento, che mi permette di avvicinarmi appunto all'idea di lavoro. Abbasso la tapparella perché ho la luce. Vai. Che mi arriva. Vai, peraltro poco fa ho scattato una fotografia, se così si può dire, della tua postazione mentre tu non c'eri, perché appunto c'era una luce bellissima che disegnava. Ah, ok. Solo che mi dava fastidio al viso, scusa. Assolutamente. Non riuscivo più a tenere gli occhi aperti. Però è interessante questa cosa che dici. Io, insomma, se ne parla spesso, no? Del fatto di scattare delle fotografie che siano interessanti, cioè, o meglio, di trovare interessanti delle fotografie, spesso quando manca il contenuto, quando c'è un errore fotografico,
quando non si capisce bene cosa stiamo guardando, e al contrario, quando un'immagine è un'immagine che racconta tutto, che ha già tutto il contenuto dentro di sé, che non ha bisogno quasi di didascalia, diventa un'immagine, ecco, banale, che poi non ci aiuta a interrogarci. O un altro concetto potrebbe essere quello delle immagini che pongono domande e no, che sono di solito sempre quelle più, appunto, interessanti, mentre invece quando troviamo delle risposte vuol dire che come dire, che c'è qualcosa che non va, che... Non so, io non voglio dire che questo sia cioè che questo sia corretto, che questo sia giusto. Questo è il mio modo di procedere nel lavoro, non riesco a fare altrimenti, però sono anche molto aperta ai cambiamenti, Alessandro. Io credo che cambiare opinione sulle cose e cambiare anche modalità di lavorare sia sintomo di grande intelligenza, quindi sono sempre molto aperta a varie possibilità, a vari approcci, a varie modalità. Purtroppo però torno sempre lì, ho sempre bisogno di mettermi in discussione e di mettere in discussione quello che sto facendo, perché io sono veramente molto severa con il mio lavoro e cerco di attaccarlo veramente in maniera quasi da combattente, no? Perché cerco delle risposte nel mio lavoro, e se non me le restituisce, se non me le dà queste risposte, se non le dà in primis a me, è impensabile che le dia ad un fruitore esterno che il 90% delle volte non conosce qual è il percorso che mi ha portato ad un'immagine, che mi ha portato ad un lavoro. Qui cosa stiamo guardando invece? Qua stiamo guardando Deep Mansion. Deep Mansion è un lavoro fotografico legato ad un concetto di spazio, e il concetto di spazio è un elemento che torna spesso nei miei progetti ed è forse quello che ha aperto una parte dei miei lavori, dove mi concentro proprio su come noi ci approcciamo allo spazio e come noi subiamo gli spazi. Deep Mansion è la definizione che Lacan dà di spazio, definisce lo spazio diviso in tre dimensioni: una dimensione reale, una dimensione soggettiva e una dimensione oggettiva, e arriva addirittura a dire che quello che noi definiamo spazio è quello che noi battezziamo reale, quindi siamo noi a decidere che cosa è reale, siamo noi a decidere che cosa è uno spazio reale. E quindi tutte le immagini che tu vedi in realtà mi interessano proprio perché sono immagini sovversive, nel senso che nessuna di loro racconta realmente che cosa state guardando. Ti faccio un esempio banale: l'immagine che stiamo osservando adesso è lo schienale di una sedia di design scattato in un negozio di design, dove l'allestimento era stato fatto tutto pensando a quei colori, a quelle dimensioni, però nella mia immagine tu la sedia non la riconosci, riconosci una forma, giusto? Un volume, non riconosci, certo, uno schienale, un volume. E questo è proprio quello che a me interessava, perché io in queste immagini ci vedo altro. L'immagine che apre il lavoro, che è sicuramente la più figurativa, poi il lavoro si fa molto più minimale e diventa assolutamente molto più pulito, è legata a questo quadro, è la citazione di questo quadro in realtà. Ed è, diciamo, il punto di partenza, ossia io scatto questa immagine a questo fiore, questa calla morente, che è un rimando immediato al braccio di Marat, che è appunto fuori da quella che era la tinozza nella quale lui si stava facendo il bagno. Questa immagine per me è esattamente la presa di posizione mia nei confronti di quel quadro, ma non è quel quadro, benché per me, guardando questa immagine, la prima cosa che mi viene alla mente sia il dipinto di David. E quindi c'è questa distorsione, no? Questo sfasamento che l'immagine porta con sé un contenuto che a volte può essere assolutamente lontano da quello che era il punto di partenza. Sì, di conseguenza anche... siamo noi che decidiamo che cosa stiamo guardando e che decidiamo che cos'è, soprattutto. Anche se tu prima hai usato il termine appropriazione. Sì, esatto. Che ha a che fare con, esatto. Sì, è proprio un modo di appropriarsi il mio, no? Io
divento quasi quasi una cleptomane, no? Cioè una citazione di Germano Celant proprio nel manifesto, no? In Appunti per una guerriglia, Arte povera, dove lui definisce l'artista un cleptomane perché si appropria di cose che non sono sue, che non gli appartengono. E io lo faccio in continuazione, in realtà. Lo faccio in continuazione perché è la mia modalità di capire quanto riesco a mettere di mio in situazioni con le quali mi trovo ad avere un dialogo. Il lavoro è stato realizzato nel corso più o meno di 4-5 anni. Lo dico perché tutto parte da quel quadro e anche a livello cromatico c'è proprio uno studio di tutta la palette di colori che è riferibile ai colori utilizzati in quel quadro specifico. Per cui io ho aspettato di trovare quello che voi state osservando. Nessuna di queste immagini, a parte la prima, è costruita. Questa, ad esempio, è un'immagine che ho scattato ad Atene, la copertura di un tavolino. Mi trovavo in un bar ad Atene e stavano ripulendo questo bar e hanno appoggiato la copertura di questo tavolo contro questo muro. Immediatamente a me sono venuti in mente i quadri di Malevich e quando l'ho guardato ho capito quanto in realtà quello non fosse un tavolo per me, fosse tutt'altro. Certo. Cioè un po', a parte mi è venuta in mente una cosa, cioè nella definizione stessa del paesaggio, c'è stata la Convenzione Europea nel 2000 che ha definito proprio che cosa intendiamo per paesaggio, e uno degli aspetti che vengono fuori, oltre a chiaramente alla relazione tra l'uomo e l'ambiente in cui l'uomo vive, è la percezione che le popolazioni che abitano i luoghi hanno del paesaggio, quindi questa idea della percezione che è chiaramente collegata al paesaggio stesso. E poi sì, anche il fatto di, appunto, dicevo nella scorsa o nella penultima o in quella precedente di dirette, dicevo gli autori più interessanti sono quelli che in qualche maniera riescono appunto ad appropriarsi del lavoro degli altri artisti da cui vengono ispirati, ma poi riuscendo a tirare fuori dei prodotti, diciamo, delle opere che sono assolutamente originali, pur come dire, trattandosi di appropriazioni. Ma guarda, c'è un manifesto al quale io sono molto legata, che è il manifesto per la crescita, incompleto per la crescita di Bruce Mau. Ci sono tanti punti, uno dei quali è piuttosto buffo, ma dice che sulle spalle degli altri si vede molto, molto meglio. E Esatto. in realtà, io credo che quello che manca a volte è l'umiltà di dire è vero, io ho utilizzato il lavoro di altri per arrivare dove sono. Utilizzarlo significa studiarlo prima di tutto. E se il percorso fatto da un artista prima di me, che può accadere una settimana prima, come 200 anni prima di me, mi ha permesso di arrivare ad un punto di partenza, oltre il quale posso spingermi, è assolutamente sciocco non utilizzare quelle che sono le competenze che abbiamo già. E quindi io credo che sia assolutamente la cosa più ovvia da fare, ossia sfruttare tutto quello che è stato è accaduto prima di noi e dopo aver studiato, perché l'appropriazione c'è se tu hai consapevolezza di quello che stai approfondendo, no? E dopo averlo metabolizzato riesci a fare anche un piccolo passo in più, però lo fai con le competenze acquisite. E quindi è un'appropriazione lecita, se vogliamo. Assolutamente, assolutamente. Ma peraltro io sto adesso ragionando su una cosa, cioè stiamo guardando un altro lavoro e ancora una volta è in qualche maniera un ragionamento sullo spazio, sulla Sì. Infatti ti dicevo, Edith Benson ha aperto un po' quelle che sono le mie manie, se vogliamo, no? E quindi lo spazio e come soprattutto noi ci approcciamo allo spazio fa parte del mio lavoro in maniera continuativa. In realtà lo era anche multiforme, io lo facevo da un punto di vista visivo, no? Perché ti dicevo, spingere l'occhio oltre quel crinale che fosse di sabbia o di lana è comunque la capacità di andare oltre uno spazio. Il lavoro che stai guardando
che stiamo guardando è Fundamental, nello specifico stiamo vedendo le sculture, perché il lavoro ha una parte scultorea e una parte fotografica, ed è un lavoro che anche in questo caso riflette sulla nostra modalità di confrontarci con gli spazi. Fundamental è un lavoro che arriva da uno studio veramente molto profondo, dedicato ai contenuti di Rem Koolhaas, che è un architetto contemporaneo che nel 2013 ha curato la Biennale di Architettura di Venezia, e soprattutto legato ad un piccolo libretto che Koolhaas ha scritto nel 2011, se non ricordo male, che è Junk Space, che è questo libro che può essere considerato un upgrade del Manifesto del Terzo Paesaggio che abbiamo prima citato, di Gilles Clément, nel quale Koolhaas ci mette in guardia rispetto a tutto quello che è junk, rispetto a tutto quello che è spazzatura, e ci dice che dovremo fare i conti con tutto quello che ci lasciamo alle spalle e dovremo trovare la modalità per far sì che anche tutto quello che è residuo possa avere una sua estetica. Partendo da questo concetto, le immagini sono state realizzate prelevando dalla spazzatura degli elementi che mi sembravano in qualche modo vicini al mio lavoro, e quindi il mio lavoro è un lavoro che posso definire minimalista per la purezza che cerco nelle immagini, per la sintesi, e quindi queste aste che vanno a formare dei quadrati, o questo foglio che vediamo ripiegato, o dei cartoni stesi a terra, sono diventate delle vere e proprie installazioni che poi ho fotografato e sono diventate parte integrante del lavoro assieme alle sculture. Le sculture sono state volute e assolutamente legate al lavoro, perché Koolhaas è un architetto e quindi tutto quello che è costruzione, anche proprio dove le mani lavorano in maniera differente rispetto semplicemente a premere, insomma, il click della nostra macchina fotografica, in questo caso dovevano essere in qualche modo coinvolte. Quindi ho sentito l'esigenza di produrre effettivamente degli elementi che fossero degli elementi scultorei. E, naturalmente le immagini ripetono quelle che sono le forme fondamentali dell'architettura di Koolhaas, che sono il quadrato, il cerchio, il triangolo, queste strutture verticali, che poi sono alla base di quella che è la geometria, no? Di quella che è il gestire uno spazio architettonico, ecco. Sì. No, prima hai detto che hai definito come, insomma, minimalista il tuo approccio, il tuo lavoro. Al tempo stesso, però, la cosa che mi piace, no? Delle immagini che sto guardando ripetutamente, no? In particolare in occasione di questo talk, le ho guardate, poi le ho messe da parte, poi le ho riguardate, e ora mentre tu dicevi questa frase mi veniva in mente il fatto che comunque ci sia, come in questa immagine, una certa matericità, e come che poi si porta dietro una storia in qualche modo di un luogo, di una parete semplicemente, no? Quindi le persone che sono state lì, che l'hanno sporcata, che l'hanno vissuta, il tempo che passa e toglie via un po' di pittura. Quindi sono sì minimali, ma al tempo stesso contengono dentro un po' di storia, mi sembra, dei luoghi. Sì, assolutamente, portano tantissime informazioni. Io quando definisco il mio lavoro minimale, lo definisco proprio in merito alla pulizia che cerco di realizzare nello scatto, no? Anche Deep Dimension stesso è un lavoro assolutamente quasi privo di tutto quello che può essere definito superficiale, no? E lo stesso accade qui, cioè tutto quello che mi serviva in realtà era appunto un muro, un pavimento e la possibilità di installare appunto delle situazioni che in qualche modo avessero un'affinità con la mia estetica, con il mio modo di confrontarmi e di raffrontarmi con lo spazio. Logicamente tutto questo caricato di tutto quello che tu hai appena detto, quindi quello che può essere la storia di questo luogo, ma anche quello che può essere la storia di questi elementi che io ho prelevato appunto dalla spazzatura e ho deciso che in qualche modo avessero una seconda chance, una una seconda seconda vita. possibilità. Sì. Basta guardare, insomma, tutti
questi segni su questo cartone. Ma in quale luogo le hai scattate queste fotografie? Le immagini sono state realizzate nell'ala nuova del Museo della Città di Rimini, e non a caso sono state scattate in quel luogo, anzi ti ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché quell'ala è un'ala del museo destinata ad accogliere la collezione d'arte contemporanea, ma vive una situazione di stallo da diversi anni. Vengono fatte delle mostre temporanee, ma non è un luogo che è visitabile 365 giorni all'anno, e quindi vive sempre un po' questi momenti traballanti, se vogliamo, no? E quindi io ho chiesto di poter andare a fotografare questo luogo prima che venissero fatte le pulizie, perché doveva essere allestita una mostra temporanea, e quindi naturalmente avrebbero, diciamo, un po' bonificato il luogo. E quindi io sono stata in quello spazio per 3 giorni, solo 3 giorni di scatto, e ho recuperato il materiale che era nel luogo, era lì, non ho portato assolutamente niente da fuori, è tutto stato realizzato con quello che ho trovato sul luogo, non ho aggiunto nulla. E le luci sono luci naturali, è stato scattato in pellicola, il formato quadrato, e quindi è il rigore che mi sono imposta da un punto di vista mentale, l'ho poi anche attuato da un punto di vista formale, nel senso che non ho voluto aggiungere nulla rispetto a quello che il luogo poteva concedermi. E quindi questa è stata una restrizione che da un punto di vista della disciplina per me era molto importante, perché mi ha permesso di rimanere concentrata su quello che volevo, e di capire effettivamente fino in fondo quanto potenziale avessero questi oggetti che in realtà erano stati destinati ad essere cestinati, ad essere buttati. Sì. Ah, interessante anche questa cosa che hai detto, perché in qualche maniera le scelte che facciamo da un punto di vista tecnico sono strettamente legate a quello che stiamo raccontando, al progetto in generale. Certo. Per me è sempre così, no? È quello che mi porta a scegliere un approccio piuttosto che un altro, mi porta a preferire una scultura piuttosto che un'immagine, o un testo, o un'installazione, o addirittura semplicemente un libro, perché ci sono tanti lavori che non hanno una forma oltre il libro, ma che nascono con l'intento di avere una forma libro, nient'altro. Quindi questo è proprio dettato dal progetto. Io infatti mi muovo in maniera molto trasversale, sia anche da un punto di vista dell'approccio con i media che decido di usare, con i dispositivi che decido di usare. Esatto, che poi ha un po' a che fare con la necessità del gesto, no? Ci spostiamo da un media all'altro, certo. O comunque, no, in funzione di. E questo poi rende più autentici i lavori, perché altrimenti si tratterebbe soltanto di una scelta estetica, di un qualcosa di patinato, mentre invece c'è una necessità dietro, ecco, che il lavoro acquisisce autenticità, no? E quindi valore. Sì, è quello un po' che ti dicevo, no? Anche l'inciampo, no? La cosa che può capitare, e comunque ti fa capire che stai interagendo con un qualcosa che ha una sua vita, che ha una sua vita propria, e che non puoi comunque soggiogare fino in fondo. Questa è una cosa che a me piace molto, no? Il fatto che comunque è vero che noi con un'immagine fermiamo un attimo, per carità, è così, però questo non significa nulla per me, perché un attimo prima e un attimo dopo non era quello, e quello che mi interessa è il tempo che intercorre in realtà, è quello che mi interessa di più. Bello, questo manifesto contro l'istante decisivo. Ok, e qui cosa stiamo guardando? Stiamo guardando la Lang. La Lang è un altro lavoro dedicato ad uno studio sullo spazio, anche in questo caso, ma sullo spazio che occupano le parole, e su come le parole si costruiscono in maniera architettonica, e come siano dettate all'interno della frase da delle regole che possono essere assolutamente assimilabili a quella che è la costruzione. E quindi quello che stiamo vedendo sono dei saponi che sono stati manipolati da me e poi fotografati proprio da un punto di vista quasi scultoreo.
Ho scelto i saponi perché i saponi sono un qualcosa che cambia con il tempo e soprattutto sono degli elementi che deperiscono, come il linguaggio, no? Il titolo del lavoro è La Langue, e ancora una volta è una citazione di Lacan, e La Langue è la definizione che Lacan dà di linguaggio primordiale, no? L'allazione, quello che accade quando il bimbo nella pancia apprende i primi suoni dalla madre, non sono altro che delle cantilene, no? E quindi in realtà sono degli archetipi del linguaggio, se vogliamo. E il sapone in questo caso diventa una forma archetipica di linguaggio per me, perché le immagino come delle parole. Come delle parole che vanno ad avvicinarsi ad altre parole e di conseguenza diventano una frase. Ci sono termini che ci accompagnano per un determinato periodo della nostra vita e che poi non utilizziamo più. Non so se è una cosa sulla quale tu hai mai riflettuto. Io è una cosa alla quale penso spesso. Ci sono delle parole che mi capita di utilizzare sovente in un determinato periodo e poi non le uso più, non so perché. Oppure ci sono degli slang giovanili che non utilizziamo più, no? Chiaro. E questo mi ha fatto proprio riflettere sulla deperibilità anche del linguaggio e delle parole. E quindi il sapone era emblematico perché, oltre ad essere in continuo cambiamento, il fatto che sia malleabile come il linguaggio stesso, ad un certo punto deperisce, come l'utilizzo di determinate parole. Ma c'è anche un collegamento con l'utilizzo proprio che noi facciamo quotidianamente di Sì, questi oggetti. certo, assolutamente. Il sapone fa parte della nostra quotidianità, come la nostra necessità di comunicare, assolutamente. Allora, io intanto inviterei chi ci sta seguendo a fare qualche domanda, se ne ha voglia, c'è già qualche commento che magari recuperiamo alla fine. E intanto guardiamo l'ultimo lavoro che si chiama Tutto procede con un tempo fortissimo. E sono sempre nomi bellissimi. Grazie. Questo lavoro è in realtà l'ultimo lavoro che io ho presentato, è stato presentato lo scorso anno ad Artissima, ed è una sorta di boîte en valise. La boîte en valise è una specie di museo portatile. Il primo venne realizzato da Duchamp nel 1941 ed è conservato tra l'altro alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, meraviglioso, se vi capita andatelo a vedere. E la mia boîte en valise in realtà è dedicata al soggiorno torinese di Friedrich Nietzsche. Nietzsche dal 1888, dal settembre del 1888 fino al gennaio del 1889 risiedette a Torino, dove passò un periodo della sua vita piuttosto felice inizialmente. E in realtà però segnò anche il suo crollo psicologico, perché proprio a causa di un incontro, così almeno raccontano alcune fonti, con un cavallo, Nietzsche ebbe quello che venne definito appunto il suo crollo definitivo e perse ogni contatto per un periodo con la realtà, rimase in una sorta di catatonia per qualche giorno, poi ricominciò a parlare. E durante questa fase, diciamo, di rielaborazione di quella che era la sua normalità, scrisse 21 lettere, quelle che lui definisce biglietti alla follia. E io mi sono concentrata proprio su questo studio, sullo studio di questi testi, che sono dei testi deliranti, che lui ha scritto quasi come ricerca di aiuto e sono destinati a delle persone importanti per la sua vita. E all'interno della scatola ci sono i vari elementi che compongono il lavoro, quindi questo ad esempio è crine di cavallo, perché come vi dicevo si racconta che Nietzsche insomma sia uscito in piazza Carlo Alberto, che è la piazza nella quale lui viveva, e si sia accorto di un cocchiere che stava maltrattando il suo cavallo e con un intento quasi salvifico ha abbracciato questo cavallo, dopodiché è svenuto ed è stato portato in camera dove è rimasto insomma in uno stato di semicatatonia per qualche giorno. Il lavoro si compone di specchi, perché gli specchi sono elementi vietati da un punto di vista psichiatrico, sia per problemi di sicurezza, che anche e soprattutto perché il paziente psichiatrico tende a non riconoscersi e quindi sono banditi dagli ospedali psichiatrici, e si compone di testi, di parole, quindi è diciamo un lavoro veramente
che racchiude un po' tutti quelli che sono i miei approcci con il mondo dell'immagine e il mondo del linguaggio. Le immagini presenti sono immagini, anche in questo caso, se vogliamo, rubate, perché fanno parte di frame di un film che si intitola Il cavallo di Torino, un film di Bellatar, dove viene appunto raccontato questo episodio. Qui puoi vedere un po', diciamo, un po' tutti i materiali più o meno del lavoro che si costruisce in maniera architettonica, quindi anche in questo caso torna allo spazio, perché il contenitore diventa, si smonta, diciamo, e diventa la possibilità di esporre, concede, scusami, la possibilità di esporre i materiali, e quindi diventa veramente una scultura. Bellissimo. E la cosa che mi piace moltissimo, ne abbiamo già parlato anche di persona quando ci siamo incontrati diverse volte, ma insomma l'amore per la parola, per la letteratura e il fatto che in qualche maniera la ricerca, lo studio della parola, del linguaggio, faccia parte, poi si ricolleghi alla tua ricerca artistica. Ecco, questo è un aspetto molto molto bello, molto interessante. Forse questo è il retaggio più palese dei miei studi, perché comunque l'aver avuto la possibilità di studiare delle lingue antiche mi ha permesso effettivamente di capire quanto fosse importante e quanto fosse pregnante il significato che portano i termini, no? E quindi riflettere non solo su quello che è il loro significato che, diciamo, che noi utilizziamo, no? E quindi noi utilizziamo determinate parole perché significano qualcosa. Quello che a me interessa invece è capire perché significano quella determinata cosa. E a volte ci sono delle sorprese incredibili. Ad esempio, ho tenuto delle lezioni con dei ragazzi dell'Accademia di Ravenna e quando abbiamo affrontato il tema dell'archivio è stato molto interessante con loro fare questo passo indietro nel tempo, no? E quindi capire perché l'archivio è così importante per noi. La parola archivio porta in sé una matrice greca che significa il luogo in cui venivano conservati i documenti dell'arconte, no? Ed era un luogo quasi sacro, se vogliamo, e quindi questo carica, a mio avviso, di sacralità tutto quello che è il nostro archiviare, la nostra modalità di archiviare il lavoro e di studiare quali sono i passi che ci hanno permesso di arrivare ad un lavoro, no? Quindi lavorare in maniera costante su quello che noi mettiamo da parte e farlo come se fosse qualcosa veramente di prezioso, qualcosa di sacro quasi. Sì. Poi la parola archivio mi riporta un po' anche un'intervista di Gabriele Basilico che poi la cosa bella è che quando si parla di fotografia, ma quando si parla di arte in generale, ti vengono in mente come dire, idee, concetti molto anche distanti fra di loro, ma che poi in qualche maniera hanno qualcosa in comune o si possono contaminare gli uni con gli altri. Insomma, in questa intervista Basilico diceva che l'archivio è qualcosa che si rinnova ogni volta che lo guardiamo. E questo era un altro concetto. È assolutamente vero. È molto interessante anche il fatto che, a mio avviso, è molto interessante pensare all'archivio come ad un organo in continua formazione, no? E quindi noi solitamente i lavori sull'archivio sono lavori che vengono in qualche modo pensati e predisposti su un lavoro che è stato archiviato. Invece no, a me interessa capire l'archivio passo dopo passo, quindi perché scelgo di archiviare una cosa? Perché quella cosa finisce nel mio archivio? E questa è la domanda che mi faccio, no? E quindi archiviare per me non significa mettere da parte, ma significa aver esperito in qualche modo, in quel momento, che poi può in realtà cambiare dopo 2 anni o dopo 2 giorni, quelle che erano le informazioni che quella determinata situazione portava in sé e che aveva avuto voglia in qualche modo di svelarmi, perché rimettere mano al proprio archivio porta sempre delle sorprese con sé molto interessanti. L'archivio naturalmente non è solamente un archivio di immagini, questo è logico, almeno per il mio lavoro non lo è, anzi, probabilmente ce ne sono molto, molto poche.
Vediamo, Maria Teresa che ci dice che l'archivio è un posto magico per lei, non so se a quale archivio si riferisca, ma comunque è una di quelle frasi che secondo me possono andare bene con tanti altri. Invece Marco Vitale ha una domanda per te, eccola. Come si riesce a trovare un equilibrio tra letteratura e fotografia in modo da non relegare l'immagine a semplice illustrazione? Questo mi sembra una buona domanda. Sì. È una domanda soprattutto intelligente, perché quello che io cerco sempre di evitare è di fare delle didascalie, che è la cosa che può capitare in maniera, diciamo, più semplice. E, a me serve tantissimo metabolizzare il testo, quindi una lettura il 90% delle volte non mi basta. Per arrivare a metabolizzare il testo devi riuscire a ritrovare te stesso in quello che stai leggendo. E se trovi te stesso, trovi una parte inedita di testo e devi lavorare sulla parte inedita, non sulla parte che hai letto. E la parte inedita arriva con l'appropriazione. Se riesci ad appropriarti di quello che stai leggendo, vuol dire che lo fai tuo, che in qualche modo entra in relazione con la tua sfera d'azione e quindi ti permette di ricercare un qualcosa che non sia banalmente una didascalia e non sia banalmente un'illustrazione di quello che si è, di quello che hai letto. E poi mi viene in mente anche un concetto tratto dalla grammatica della fantasia, che sicuramente amerai. Molto. Che insomma, lì, qui l'autore dice che serve una distanza fra le parole, nel senso che le due parole non devono essere troppo simili, ma è un po' questo concetto che è lo stesso concetto che vale per l'editing in fotografia, cioè quando tu crei una sequenza di immagini, metti due foto accanto e poi ovviamente sappiamo bene che non esistono regole, ma di solito le due immagini non devono essere troppo simili, a meno che non sia una serie, eccetera. Ma soprattutto la cosa interessante, l'aspetto interessante è che poi assieme con le due immagini raccontino una terza cosa che non era presente né nella prima immagine né nella seconda, quando appunto assolutamente. E per esempio questa cosa funziona tra due parole, funziona tra due fotografie, ma può funzionare anche tra una parola e una fotografia. E mi viene in mente The Lonely Ones di Gus Powell, che ho mostrato proprio l'altro giorno, è un libro meraviglioso in cui uno legge una frase, scarta un cioccolatino praticamente, no? Cioè apre la pagina e poi la frase assieme a quella fotografia ci comunicano qualcosa che non era né nella frase da sola né nella fotografia da sola. Assolutamente. È un po' il discorso che facevamo all'inizio, no? Il fatto di inciampare in qualcosa, quindi di trovarti in una situazione che non era la situazione dalla quale eri partito e che però ti permette in qualche modo di accedere ad un qualcosa di inaspettato ed è quello secondo me il momento interessante e quello è il momento da cogliere. E proprio questo trovarsi in qualche modo di fronte ad un qualcosa per il quale non eravamo preparati e la preparazione è quella che ci permette di arrivare a produrre qualcosa di assolutamente personale. Perfetto. Ci fanno una domanda tecnica adesso, cioè ci chiede sempre Maria Teresa se hai utilizzato delle ottiche macro per... No, si riferisce a multiforms forse? No, sì, probabilmente. No. Le immagini sono scattate con un obiettivo normalissimo, è un lavoro scattato in digitale, non in pellicola, multiforms, e in realtà io ho fotografato solo la parte finale dei cumuli, quindi quello che voi vedete è la punta, non è il cumulo intero. Le regole fondamentali per realizzare quel lavoro sono state lavorare sempre alla stessa ora del mattino, molto presto, per quanto riguarda le sabbie, perché quello che mi interessava erano questi fondi in qualche modo quasi polverosi e quindi questo cielo grigiastro che è il tipico cielo delle mattine, per mattine intendo le 5 del mattino, estive quando non c'è sole, quando è nuvoloso, è stato realizzato con un'assenza quasi di luce, mentre invece le lane sono state scattate a luce ambiente, quindi non c'è assolutamente niente di costruito. Perfetto, perfetto. D'accordo, allora siamo qui già da un'oretta. Io è volato. È volato. Infatti ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. E
Ecco, riporto la visualizzazione così. E, mi sembra che abbiamo risposto insomma, alle domande che ci sono state rivolte, sì, direi di sì. E, Marco diceva che solo una grande cultura visiva può permettere un simile lavoro, non si tratta di cleptomania ma di rielaborazione, quindi è un complimento, mi sembra. Grazie. Grazie. E, ok, mi sembra che ci siamo, quindi ti ringrazio ancora una volta. Io ringrazio te. Spero di vederti presto. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo ad Arles. Esattamente. Ricordi? Quest'anno mi ricordo perfettamente che tu mi dicessi oggi vado al mare, invece io entravo, vedevo una cosa con un caldo incredibile. E niente, quest'anno niente Arles purtroppo, ma niente quest'anno, hanno cancellato praticamente tutto. Quindi. Tutti i festival, speriamo di appunto rivederci presto lì. Assolutamente. Dai, okay. Un abbraccio grande, grazie mille. Grazie infinite, in bocca al lupo per tutto e ti ringrazio di avermi invitata. Viva il lupo, grazie a chi ci ha seguiti. Ciao, a presto. Ciao.